Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Invece l'essenza del nostro essere cristiano e riguarda tutti i credenti in Gesù, dal Papa, vescovi, sacerdoti, religiosi, suore, fedeli, fino all'ultimo. Sposato, non sposato, tutti. E l'identità del cristiano, qual è? Il mio comandamento: amate gli uni gli altri, la misura è senza misura. Come io ho amato voi. Di fronte a questa parola di Gesù, all'inizio mi scoraggio, perché penso che devo fare io, tutto io, no? Secondo me è possibile questo, ed è bello, è spontaneo, viene di conseguenza, se io e te, se ci ha dato questa parola stamattina, anche tu che mi stai ascoltando a casa o dove ti trovi, perché adesso si può cominciare a girare, e accogliere che il primo passo non dobbiamo fare noi, è lui. Io vi ho amati, io vi ho scelte, non voi. Ci crediamo il cristianesimo a cose di morali, deve fare, non può fare niente. Non lo fa solo, facciamo, solo, dico io la parola, macelli, problemi. Perché ci proviamo pure, alla prima difficoltà dell'altro, gli porti il condo. Hai fatto questo, 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 questo. E là casca l'asino, e l'asino siamo io e te, parliamoci chiaro. Invece se io continuamente faccio l'esperienza, sto momento, se io mi sta dicendo io ti voglio bene, io ti amo, non sei più un servo, un qualunque, sei amico, intimo, e l'amicizia vera, lo dice pure la Bibbia, che trovo un amico, trovo un tesoro. Non è che se i tesori si trovano così, a volte dici amici, 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 la prima difficoltà ci vediamo, anzi quando non si cambia in nemici, perché sa un po' le confidenze tue e ti attacca, qui è tutta un'altra dimensione, è che siamo chiamati a, tra virgolette, a renderci, a accogliere in modo gratuito
Ma perché io e te pensiamo, me lo devo meritare? Che tu vuoi meritare? Di fronte al Signore che mi ama, o dà la vita. Il Figlio di Dio, a me, a te. Agli altri possiamo fare le maschere, ma lo portiamo pure un po'. Io sono bravo, io ci tengo, io qua, ma il Signore tu mi scruti e mi conosci. Tu sai tutto, oddio il peccato. Pensieri, parole, giudizi, mormorazioni. Le cose che devo fare non l'ho fatto. Ma prima mi scoraggiavo, ma mi gloria di questo. Perché tu mi ami, io mi voglio rendere al tuo amore. E nella debolezza, nel peccato, si manifesta la potenza di Dio. Ecco, fare continuamente questa esperienza dell'abbraccio, del perdono, la tenerezza ogni giorno. Signore, mi ripeti stamattina, io ti voglio bene, ti amo, ti ho scelto. Perché devi portare frutto? Qual è il frutto? Ama. Ama a oltranza. Direbbe Santa Croce, ama. E fai quel che vuoi, tanto fai. Se tu ami veramente l'altro, gli vuoi bene, vuoi mai il male, anzi ti carico dell'altro, vuoi il bene, inventi la fantasia dell'amore, ecco, fai sempre il primo passo, non ti aspetta dall'altro, mi devi amare, e che poi se l'altro ti vuol bene, almeno dico io, non è che ci dispiace, però non metti il metro. Ti amo, se tu mi riami, riparte. No, la sorgente, noi dobbiamo appoggiare sul Signore. Quello è l'amore con Dio, la sorgente. Attingiamo, gustiamo, poi con Lui, col suo spirito, ecco l'evangelizzazione. Ecco, ti fai, anzi, più è in difficoltà, più quel ti vuole male, più tu lo ami. E l'amore, quello vero, è come... il ghiaccio più duro, tu con l'altro ghiaccio, ci vuole il sole piano piano scioglie, l'amore vince, questo ci chiede il Signore, ma non da sole, con Lui. Ecco l'Eucaristia, quanto è importante, meno male da lunedì mo ricominciamo, Signore vieni con me, comunione, aiutami, se no propongo, poi comincia a giudicare. Comincia a puntare il dito, comincia ad annotare, poi faccio l'interesse a chi mi fa del male. Invece noi possiamo, dobbiamo vincere il male col bene. Perché Gesù ci ama, direbbe San Paolo, ci amate, ci ama quando eravamo peccatori. Lo vogliamo fare, lo vogliamo dare questa disponibilità al Signore già da stamattina. No, ma io il demonio ti dice, ma tu che dove ti presenti? Sei vendicativo, sei quello, sei quello. Il passato non conta niente, conta l'amore. Io, Signore, stamattina, io, Don Francesco, mi arrendo al tuo amore. Fai tu. Ti do, ti metto a capo, perché sei un Dio di amore, a capo della mia vita. Fammi capire che devo fare e dammi la forza di amare, e da questo mi riconosceranno, ti riconosceranno, ci riconosceranno che siamo del Signore. Questo si aspetta il mondo, non i giudizi, le prediche, le regole, quelle vengono dopo. Puoi avere pure un bellissimo piatto d'oro, ma se non ci stai da mangiare, che ci fai? Il cibo di cui ha bisogno l'umanità, oggi specialmente, è l'amore del Signore. Che Lui ci dà continuamente e noi siamo chiamati soltanto a veicolarlo, a veicolarlo. Diciamo sì, con questa messa, con questa preghiera, e sarà una giornata meravigliosa, avventurosa. Dove ci troviamo? Vedremo meraviglie di Dio, perché la mano di Dio non si è accorciata per noi e per l'uomo e la donna di oggi. Ci ha lodato Gesù Cristo.